da una possibile vittoria ad una beffa amara. Questo è il destino della Roma nella penultima giornata di Champions League di martedì. Sul terreno del CSKA Mosca, la formazione giallorossa di Garcia era passata in vantaggio nel primo tempo al 43esimo, grazie ad una splendida punizione di Francesco Totti. Nella ripresa, sia Ljajić che Nainggolan hanno fallito per ben due volte il raddoppio. La beffa arriva al 93esimo, quando un cross innocuo di Berezuschi finisce in rete, beffando un incerto De Santis. Adesso le due squadre sono abbagliate a 5 punti e i giallorossi devono sperare che il City non abbia vinto contro il Bayern Monaco. Si è svolta in tutta Italia la giornata mondiale contro la violenza femminile di ogni genere. Anche Cerignola nel Foggiano ha aderito con l'iniziativa organizzata dall'Inner Wheel locale, in collaborazione con l'associazione Logos, Centro Antiviolenza di Foggia e l'ITIS Righi, suddivisa in due parti. La prima intorno alle 15:30 di martedì, con un'intensa riflessione presso Piazza Vittime della Violenza, dove hanno partecipato autorità civili, associazioni e sindaci dei comuni di Cerignola e Stornara. Il secondo momento presso l'ITIS Righi, con un flash mob in cui intorno ad un grande cerchio c'erano delle scarpe rosse per ricordare le donne che sono state uccise e violentate dalla mano dell'uomo. Poi sceneggiato un racconto su una violenza tratto dal libro di Dacia Maraini, Toccante quanto basta, e poi un dialogo e un confronto insieme alla coordinatrice del centro antiviolenza di Foggia, Lara Vinciguerra, che sta eseguendo insieme allo stesso istituto Righi e in collaborazione con l'Inner Wheel un interessante corso di formazione suddiviso in una serie di 10 incontri cominciati lo scorso ottobre. Tensione in tutti gli Stati Uniti dopo il verdetto del Grand Jury in merito alla vicenda di Ferguson, la cittadina delle Missouri, teatro il 9 agosto scorso dell'uccisione di Michael Brown, un giovane nero 18enne ucciso da parte di un poliziotto bianco. Infatti il Grand Jury ha emesso la sua sentenza dicendo che non si andrà al rinvio a giudizio del poliziotto perché non ci sono prove sufficienti contro di lui. È una decisione che si rincorreva da giorni, soprattutto dopo che il governo dello Stato aveva dichiarato lo stato di emergenza. La decisione ha scatenato la protesta a Ferguson, dove una dozzina di edifici sono stati dati alle fiamme. La protesta si è estesa nelle principali città americane. A Times Square ha arrestato un dimostrante. In totale a Ferguson e St. Louis sono state arrestate 82 persone, nonostante il presidente degli Stati Uniti Obama abbia invitato tutti alla calma.